Mio fratello è stato preso a Fiume una mattina di un giorno di marzo del 1944. E sono stati portati ad Auschwitz, che era in Polonia, furono sottoposti agli esperimenti medici, esperimenti di inoculazione del batterio vivo della tubercolosi. Sergio De Simone era un bambino italiano di 7 anni, deportato nei campi di concentramento nazisti nel 1944. Insieme ad altri 19 bambini fu oggetto degli esperimenti scientifici del dottor Mengele, subendo torture di ogni tipo. Mario è il fratello del piccolo Sergio ed ha raccontato a fanpage.it la storia della sua famiglia. Io sono vivo qui perché sono nato dopo la guerra. Sono nato quando mia mamma è tornata dal campo di Auschwitz e mio padre è tornato dal campo di Dortmund perché era prigioniero militare. Voi siete di Napoli, siete del Vomero? Sono del Vomero, sì. Mio fratello è stato preso insieme a 11, erano 11 persone della famiglia di mia nonna a Fiume una mattina di un giorno di marzo del 1944. Sono stati portati ad Auschwitz, che era in Polonia. E lì poi sono stati, appena arrivati, il dottor Mengele ha fatto la selezione, come si usava, era lui che presenziava l'arrivo dei treni blindati. Le mie due cugine e mio fratello furono scambiati per gemelli, perché erano più o meno della stessa età ed erano molto somiglianti tra di loro. Poi loro furono presi, quando furono scelti i 20 bambini per questi 20 pezzi richiesti dal dottor Asmeier di Amburgo. 20 pezzi erano 20 bambini? 20 bambini, 20 pezzi erano 20 bambini che servivano, e loro parlavano come se fossero animali di laboratorio praticamente. E quindi con l'inganno fu chiesto da parte delle SS a questi bambini schierati lì sul piazzale: chi vuol vedere la mamma faccia un passo avanti. Le mie cugine erano state avvisate dalla capo di non fare questo passo avanti, e una delle mie cugine avvisò anche mio fratello, per la verità, di non farlo, però mio fratello voleva vederla, la mamma, era figlio unico, e fece il passo avanti lui e altri 19 bambini. Presero questi 20 bambini, li portarono al campo di concentramento di Amburgo, che si chiamava Neuengamme. Nell'infermeria di questo campo furono sottoposti agli esperimenti medici, esperimenti di inoculazione del batterio vivo della tubercolosi nelle ghiandole linfatiche di questi bambini. Verso la fine della guerra, agli inizi del 1945, venne da Berlino l'ordine di distruggere le prove di quello che era stato fatto. I bambini furono portati in una scuola di Amburgo che si chiama Bullenhuser Damm, che ancora esiste. Furono sedati e dopodiché furono uccisi a uno impiccandoli a un gancio nello scantinato della scuola. Siccome erano leggeri per morire, un sergente delle SS, Strippel, gli si appese sotto a uno e per ucciderli. Quando furono uccisi, furono poi bruciati in un forno. Si devono distruggere anche le prove cartacee e lasciarono questo incarico al custode della scuola, che invece di distruggere questi documenti li ripiegò e li interrò nel giardino della scuola. Guardi, la storia ci sono voluti degli anni per venire fuori. Il merito va tutto a un giornalista che si chiamava Gunther Schwarberg, morto pochi anni fa. Lui li ha tirati fuori e così è venuto a conoscenza dei dettagli, ha avuto le prove di quello che era accaduto. Sua madre per tantissimi anni non ha saputo la sorte di suo fratello. Mia mamma è andata poi nell'87 lì. Era stata contattata tramite lettere, la invitava ad andare ad Amburgo perché suo figlio era morto e quindi si sapevano notizie precise sulla morte. Poi quando c'è andata l'ha preso nell'87, poi è tornata ed è morta. Ed è morta, io penso, si è lasciata morire dal dolore. Il nostro paese, l'Italia, non ha mai fatto una vera pulizia di quello che è stato fatto in Italia sotto il fascismo. In realtà il fascismo era una dittatura sanguinaria, e che non può essere lodata perché ha costruito un palazzo bello, ma deve essere valutata per quello che ha fatto, e quello che ha fatto ha macchiato la nostra memoria col sangue.